Come vi ho promesso domenica nel canale principale dove è uscito il video La nuova moto di Ciccio, oggi vi porterò quelle che sono state le reazioni ai suoi amici più stretti della compagnia di motociclisti, che saremmo io, Manuel e Oscar. Tutte le riprese che vedrete, tranne queste che dove sto parlando, che penso sia palese che sia io a registrare, non le ho fatte io, è stata tutta un'idea di Ciccio a mia insaputa, con l'aiuto di Aleforte, che è il personaggio che terrà la GoPro. Ciccio ha definito le nostre reazioni deludenti, che sono state veramente deludenti. L'unico che mi ha dato un po' di soddisfazione sei stato tu. Tra poco le vedrete. E vi ricordo che il video è stato registrato prima del DPCM. E procediamo a vedere cosa hanno registrato questi due. Allora, sei contento? Manca poco. Guarda che fa l'ultima foto. Addio. Non so come faccio ad avere una risata così contagiosa. Comunque, come avete appena visto, c'è Ale Forte e Ciccio che stanno andando a ritirare la nuova moto. Ciccio sulla sua vecchia FZ1, che darà dentro per tirare fuori l'MT-09. Hanno fatto addirittura una clip mentre stavano firmando il contratto. Dopodiché c'è stata la ripresa della consegna. E da qui partono le reazioni. E capisco perché Ciccio è rimasto deluso dalle reazioni dei suoi compagni di avventure. La reazione di Manuel. Comunque Oscar te l'ha già sgamato. Come c***o hai fatto? Ciccio, si fa sgamare, ragazzi, cioè. Ma è nuova. Che siete. La sua reazione è stata: che merda che siete. Naturalmente sono state escogitate tutte delle sorprese, tipo ad Oscar. L'hanno aspettato sotto casa sua dopo che aveva finito il lavoro. Comunque ti sei fatto sgamare ancora 15 giorni fa. Come fai ad averlo sgamato 15 giorni fa? Intanto sei venuto a chiedermi quanto aveva pagato la sua moto. Poi lui ha detto così, dopo siamo in quattro. Quando lo chiami al telefono e non può stare al telefono, vuol dire che deve nasconderti qualcosa. Comincia, sì, vabbè, dai, ciao, ciao, così, perché sennò ha paura che gli scappa qualcosa. Ciao, l'hai presa nuova? Grande, evitarsi state of mind. Come avete potuto vedere, neanche con Oscar ha avuto soddisfazioni. A me invece la sorpresa l'hanno fatta in collaborazione con mia mamma, non so quale pomeriggio, dove stavo giocando a Call of Duty in live su Twitch. Sinnega Ghiri su Twitch, venite a seguire in live. Dove Ale Forte per scendere mi ha chiesto una mano per sistemargli la moto, ma l'ho skippato malamente perché ero in live. Così è venuto in soccorso mia mamma, la quale mi ha chiesto di andarla a prendere un pacco giù. Ma dato che ero in live, le ho detto che sarei andato giù più tardi. Fino a che dopo 15 minuti mia mamma non sapeva più che scusa scegliere per riuscire a farmi andare giù. E ha simulato un piccolo allarme facendomi andare in panico e facendomi scendere. E questa è stata la mia reazione. Allora, nuova moto di Ciccio. Sono sorpresina. Ma lo smetti? Io sono ancora occupato. Che ti ho detto? Oh, dico che devi andare giù un minuto. Devi andare giù un minuto. No, sono in live, non posso andare giù. Ma Manu lo sa? Sei l'ultimo, eh? No. Bellissimo, ragazzi. Veramente bellissimo. Sì, ma tu sei veramente bella. Queste quindi sono state le reazioni alla moto di Ciccio. In effetti sono state un po' deludenti. In merito all'MT-09 SP, penso sia una gran moto, esteticamente bellissima. Sinceramente però devo dire che mi ha stufato, dato che ce l'ha il mondo intero. Non ho mai provato l'SP di Ciccio, ma ho provato quella normale. A livello di sospensione, freni e cambio si potrebbe migliorare. Voi ditemi cosa ne pensate di questo acquisto che ha fatto Ciccio. Ditemi voi per lo stesso prezzo cosa avreste comprato. Se andate su www.sinnagaghiri.shop potete fare un giro nel mio negozio virtuale. Ve lo lascio anche qui sotto in descrizione. E noi come sempre ci vediamo domenica alle ore 13:30 sul canale principale per un nuovo video. Ciao!